Buon pomeriggio e benvenuti al nostro Virtual Clubhouse. Oggi abbiamo un ospite in presenza ma a distanza, poi lo presenterò. Sapete che questi spazi sono eh, una mezz'ora, 40 minuti dedicati ai temi del lavoro, ma magari da una prospettiva un po' diversa. Oggi, per esempio, abbiamo deciso di parlare di sicurezza del lavoro, eh, di cui tutti, ahimè, dobbiamo essere esperti, soprattutto se ne sente parlare quando si verificano gravi infortuni. Però abbiamo deciso di ehm, prendere lo spunto da un sistema di gestione della sicurezza che, come avremo modo di capire, parte da una prospettiva un po' diversa, cioè mette al centro la mansione del lavoratore, il lavoratore, piuttosto che gli adempimenti che ovviamente normativamente bisogna sempre eh, assicurare. Oggi per parlarne con noi abbiamo Pierluigi Aluisio, grazie di essere venuto. Presidente di Veniscom e vi dicevo lui è qui in presenza con noi e collegato. Abbiamo poi eh, invece il piacere di avere eh, Lu Luca Scalabrin, che è il presidente di ACTV, eh, un'azienda che probabilmente i più collegati conoscono e eh, si occupa di trasporti eh, sia su terraferma che eh, per acqua nella città di Venezia e dintorni, e ci parlerà un po' della sua esperienza concreta eh, dell'utilizzo di questi sistemi e in generale della, delle criticità diciamo, connesse alla gestione della sicurezza e come la tecnologia può aiutare a. Forse non eliminare, ma ridurre i rischi che eh, ogni giorno purtroppo i lavoratori corrono eh, svolgendo la propria attività lavorativa. Partiamo allora da. Dalla... Buongiorno, e grazie. Eh, partiamo allora da Pierluigi. Dicevo, Veniscom, se vuoi dire due parole sulla società, così. Veniscom è una piccola multinazionale del software e dei servizi informatici nata a Venezia ma con joint venture in mezzo mondo, intendiamo Asia, Africa, Asia centrale, Emirati, Europa occidentale e orientale. Bene, quindi una società software che eh, a un certo punto, poi ci spiegherai anche perché da dove nasce l'idea, decide di implementare questo sistema che ha un nome molto educativo perché si chiama Calmo, Calmo con la K, <ride> esatto Calmo con la K e, e, e che cosa lo contraddistingue? Ma prima ancora perché l'idea di creare un software ad hoc e, e qual è il meccanismo di funzionamento in Ma, modo semplice ovviamente? Come spesso succede le storie di successo nascono per caso da una combinazione di, di fattori che sono l'internazionale, internazionalizzazione di Veniscom e eh, la presenza di un cliente demanding, uno di quelli che chiedono tantissimo e questo cliente è Any. Eni all'estero soprattutto ma anche in Italia è una delle aziende al mondo che a nostro avviso investe, spende e rischia di più sulla sicurezza del lavoro. Non può permettersi assolutamente incidenti perché comporterebbero blocchi di impianti o cambi delle condizioni contrattuali per decine di migliaia di persone, quindi decine di milioni di euro di costo per un incidente sul lavoro. E quindi deve assolutamente monitorare. E Eni, ma come tantissime altre aziende, ha sicuramente tanti sistemi per monitorare i dispositivi di protezione individuale, la formazione, l'addestramento, le visite mediche, ognuno fornito da un fornitore diverso. E sentiva però di non averne il completo controllo, e nel caso di incidenti, la prima cosa che saltano sono i registri, che siano cartacei, che siano informatici. No? E quindi, nella nostra esperienza internazionale, abbiamo avuto la fortuna di vedere che cosa può succedere in caso di uno scoppio di un giacimento petrolifero eh, e quindi la necessità di poter dimostrare che l'azienda e i manager dell'azienda hanno fatto tutto il possibile e che questo sia tracciato inequivocabilmente. Quindi ecco che Eni ci ha chiesto di sviluppargli un software. Che Partisse dalla mansione del lavoratore e che potesse metterli in calma e in sicurezza. Questo calmo con la K è nato in Kazakistan perché era comprensibile anche per i kazaki. In Kazakistan abbiamo sviluppato il più grande progetto del mondo, un giacimento da 115 miliardi di dollari, dove abbiamo sviluppato tutto il software con la nostra piccola Venice con Kazakistan. E questo calmo doveva mettere in sicurezza tutti, no, eh, centrato sulla mansione del lavoratore, per quella mansione spostando o eventualmente spostando la mansione, tutti gli adempimenti si andavano a, ad adeguare. E era possibile tracciarli e dimostrarli, cioè la tracciabilità e dimostrabilità in favore dell'azienda in caso di incidente. Questo era l'obiettivo. E quindi abbiamo, come dici tu, cambiato la logica, dagli adempimenti alla mansione, tutela del lavoratore, ma soprattutto tutela dell'azienda e del manager. Sì, perché sappiamo che nel sistema eh, insomma, italiano, ma eh, in generale quando si parla di tutela della sicurezza sul lavoro, è necessario poter dimostrare quello che si fa e quindi chiaramente avere un sistema unico che consente di tenere le fila eh, certo. dei vari adempimenti e che va a vedere che cosa fa la persona e quindi conseguentemente quali sono le altre, gli adempimenti, le cose da fare effettivamente semplifica la gestione, ma anche poi successivamente l'eventuale prova. Addirittura ci sono stati dei casi in cui alle autorità ispettive sul lavoro, più esigenti, che non sono quelle italiane, c'è di peggio, anche se lo spisa che è venuto a farci visita durante il Covid nel farci tanti complimenti, si è anche portato via un sacco di nostra e documentazione, <ride> si è detto eccezionale. Eh, ma insomma ci sono eh, stati dei casi, soprattutto all'estero, dove l'azienda addirittura ha deciso, la compagnia petrolifera addirittura ha addirittura deciso di dare eh, all'organismo ispettivo l'accesso alla piattaforma. Per evitarsi le visite ispettive Io ti do un accesso e tu verifichi che effettivamente i lavoratori vengono bloccati se non hanno i dispositivi di protezione a posto, la formazione, eh, le visite mediche, ehm, licenze, patenti. Eh, e addirittura la prevenzione Covid. Questa è una cosa che abbiamo portato eh, in Italia, ma è uno standard nel settore petrolifero. Cioè non fai partire una squadra dall'Italia, non fai uscire il lavoratore da casa se prima non l'hai misurato. Uh -huh. Perché non porti un'influenza anche solo stagionale, non dico il Covid, ma in una piattaforma petrolifera o in un pozzo nel deserto, perché altrimenti il contagio continuerà. E quindi abbiamo cercato di portare di ritorno in Italia... Anche eh, delle soluzioni anti-COVID di monitoraggio della salute dei lavoratori prima che escono da casa, perché se ci pensiamo bene, è assolutamente illogico prendere la temperatura al lavoratore quando è già in azienda, già in azienda e ha già fatto il viaggio sul mezzo pubblico. No? Non, è questo, non è questo il modo. Quindi mi pare di capire comunque un sistema che nasce in qualche modo all'estero o comunque sì. è stato pensato all'estero e che poi fa il viaggio al contrario per ritornare in Italia, sì. quindi un'azienda italiana ma con la sua consociata estera e quindi oggi in Italia abbiamo abbastanza, appunto come mi spiegavi, anche casi tra virgolette simpatici, perché quello che emerge eh, anche dall'utilizzo di questo sistema è che essendo, mh, correggimi ovviamente se sbaglio, un sistema comunque informatizzato che consente di tracciare tutto, consente anche di individuare le eventuali falle. Mm -hmm. La cui denuncia potrebbe normalmente essere rimessa al singolo dipendente, che però non vuole essere il delatore di turno e quindi sta zitto e fa finta di niente. Questo esatto. mh, sì, ne sì, abbiamo sì. avuto esempi purtroppo gravissimi anche di recente. Quindi eh, ci vuoi raccontare qualche episodio che ti è rimasto particolarmente sì, ci sono impresso? Vari aneddoti racconto quello che, po quello che posso raccontare, va bene? Eh, Fondamentalmente nessun dipendente denuncerà mai un altro dipendente. Per esempio per la sottrazione di dispositivi di protezione individuale che costano moltissimo, no? Da i caschetti antinfortunistica che non si capiva perché in Iraq eh, in Iraq, mh, perché poi appunto questo Calm è diventato il software standard di, di sicurezza sul lavoro di Eni e di altre compagnie petrolifere, ma in Iraq aveva un problema di caschetti che sparivano. Vai a capire, grazie al software, il software segnala a, prima al responsabile di sicurezza e poi addirittura all'HR. Che è la squadra dei locali che consuma più caschetti degli espatriati italiani. Perché? Per scoprire che tristemente i, i figli dei lavoratori iracheni si portano via i caschetti per giocare alla guerra. No? Piuttosto Come che... se non ce ne fosse abbastanza. Come se Bastami. non ce ne fossero abbastanza. In uno dei più grandi acquedotti del mondo, no? che sta nel nostro paese, scopri che le scarpe antinfortunistica, no? una volta vengono ritirate una taglia 42 e una 37. Dallo stesso dipendente. Dallo stesso dipendente, a seconda della stagione, a seconda che lui o la moglie abbia bisogno delle pedule. Piuttosto che eh, guanti da, da lavoro, no? eh, morbidi, raffinati e protettivi, si consumino per certe squadre che fanno dei turni dove magari puoi andare a raccogliere eh, castagne, puoi andare a raccogliere cozze, puoi andare a raccogliere. Si consumano prima di chi invece li usa solo per, per il lavoro, piuttosto che già che ha vento in Siberia con Gazprom ma avuto questo problema: che spariscono per, d'inverno perché la gente va a sciare e li scopri perché vengono ritirate diverse eh, taglie diverse. Ma nessun dipendente magazziniere denuncerà il suo collega, è il sistema che fa una verifica dei consumi anomali. E già con questo si ripaga il sistema: eh? dei consumi anomali o anche della fornitura errata, perché può anche essere che se tutte le squadre hanno un consumo anomalo è la fornitura che non era all'altezza lì, e quindi è un problema di, di fornitore. Però al di là dei risparmi, è la governance la cosa che. Sì, sì mh, diciamo veramente... che le storie che ci hai raccontato. Impattano poi anche su tutto il mondo i char, perché poi ci sono ovviamente le responsabilità dei lavoratori che eh si certo. materiale, non un dovuto. E quindi questo diciamo, eh è. E qualcuno, qualcuno ha deciso di chiuderlo: cioè, <ride> eh, l'applicazione di business intelligence che fa eh, l'analisi dei consumi anomali, diciamo che non è sempre adottata. Non è nelle aziende pubbliche italiane. Ah ok, perché non è gradita, però diciamo è un altro aspetto, un'altra faccia della stessa medaglia, per cui eh, la sicurezza, e poi torno al punto che stavi eh, eh, richiamando tu, la sicurezza sul lavoro è fondamentale e, e ovviamente per tutto quello che, eh, che ne consegue, per le possibili conseguenze oltre alla, alle conseguenze psicofisiche sul lavoratore, ma anche le conseguenze economiche per l'azienda, ma l'altro aspetto è capire che attraverso questo sistema si possono intercettare diciamo, anche dei comportamenti non proprio ortodossi da parte dei lavoratori. Però tu dicevi, alla fine, questi sono aneddoti, tra virgolette, simpatici, quello che importa è il controllo della governance, del sistema di sicurezza. Io credo che in un sistema come quello italiano, in cui comunque c'è... Una responsabilità che spesso sale sino ai vertici, no? penso soprattutto alla responsabilità penale, quindi in prima battuta vengono un po' coinvolti tutti. È eh, di oggi la storia del sindaco di non so che comune che viene indagata perché un bambino dell'asilo si è schiacciato il dito eh, sulla sì. porta, no? perché l'asilo è comunale e quindi diciamo, il rappresentante legale è il sindaco. Ma certo. al di là di queste. Aberrazioni, è vero che nella più parte dei casi eh, si, si, risale su, si risale la catena e quindi il sistema di deleghe talvolta non tiene. Quindi poter dimostrare che chi è ai vertici ha fatto, come dicevi tu, tutto quanto era in suo potere per, eh, diciamo, assicurare la sicurezza e governare il processo, perché è chiaro che l'amministratore delegato non può sapere se Elisa ha il guanto eh, a norma o è consunto, però ha messo in piedi un sistema che può essere calmo, ma mh, insomma, certo. comunque questo è uno dei sistemi eh, per assicurarsi che il guanto consunto non sia di questo, di questo mondo, diciamo. E che il lavoratore che non, è, non ha adempiuto la sostituzione del dispositivo di protezione individuale, ah. l'aggiornamento della formazione, non è andato alla visita medica, ha saltato uno degli adempimenti, venga bloccato e poter dimostrare che viene bloccato. Eh, e queste informazioni però non devono stare nella testa di un RSPP o di un responsabile di HSE, no? che sia di una grande compagnia petrolifera o di una medio-grande utility italiana, no? perché questo poi il mercato in Italia, quando abbiamo parlato in Italia, sono le medie grandi utility che hanno questo tipo di attenzione. Non può stare nella testa di un RSPP, okay? perché lui potrebbe, ah, potrebbe morire anche lui in un incidente, certo. sparire o Cambia avere dei vuoti di memoria, cambiare lavoro <ride> o andare in pensione. Andare in pensione, eh, è il caso di ACTV, eh, Poi ce ne parlerà esatto. il presidente Luca Calabrin, un nostro grande, appassionato cliente e amico che ha fatto crescere molto la soluzione. In ACTV, lo spazio per inserire un sistema che passi dalla testa dei dipendenti alla knowledge base, alla banca dati dell'azienda, no? eh, la governance della sicurezza, il momento giusto è quando va in pensione il responsabile. Allora lì ti rendi conto che stai perdendo tutto e devi trasferire dalla testa dei dipendenti a un sistema informatico. Gli adempimenti, la governance, la storicità, le scadenze, i fornitori e tutto l'ecosistema di sicurezza. E allora, visto che l'abbiamo chiamata in causa, proviamo a capire <ride> dal presidente Scalabrin, beh, un po' a CTV se ci vuole dire due parole sull'azienda, io veramente sono stata molto stringata, così chi ci ascolta eh, diciamo una panoramica un po' più corretta. Sì, sicuramente eh, nell'area veneziana siamo ben conosciuti e spero poi magari, visto che io faccio anche di mestiere di consulente del lavoro e si sta parlando in questo caso di sicurezza sul lavoro, ma in un futuro potremo parlare anche di altre cose, di riuscire a trovarci anche in presenza, perché qua ci sveglieremo tutti con gli occhiali e con l'orecchia a sventola, continuando no? con le mascherine e l'attività purtroppo non in presenza. Tornando al CTV, la CTV eh, è nell'area veneziana già dal 1904, prima c'era una società francese, di solito sono i francesi comprano le cose in, in Italia, all'epoca siamo noi che abbiamo comprato e spodestati francesi per gestire l'attività. Prima si chiamava ACNIL, poi si è passati ad ACTV, azienda del Consorzio Trasporti Veneziana, anche perché eh, la CTV fa parte di un gruppo più grande che si chiama AVM, AVM è la capogruppo e è gestita al 100% eh, dal comune di Venezia. La cosa importante è che noi movimentiamo parecchie attività perché oltre all'attività, diciamo, acquea, oltre all'attività su gomma, abbiamo anche l'attività su tram. Pensate che sviluppiamo oltre al giornalmente oltre 5.100 corse per quanto riguarda gli autobus e oltre 1.500 corse per quanto riguarda i battelli, con un monta, smonta, tutta una serie di attività particolari. Pertanto, avendo all'interno dell'azienda oltre 3.200 lavoratori, eh, capite che le complessità sono tante e sono tante le attività da gestire prima si parlava di quel sindaco no, che ha avuto dei problemi solamente perché eh, un bambino si è schiacciato un dito effettivamente è proprio così il risk analysis diventa fondamentale in un'azienda come la nostra e il monitoraggio di ogni passaggio è ancora più importante l'esperienza con Veniscom Veniscom, eh, che ha proposto all'azienda questo programma, questo, questa piattaforma, questo skill planner per gestire una serie di, di attività, eh, non è facile lavorare con la nostra azienda. Abbiamo inizialmente avuto delle piccole difficoltà, ma eh, la voglia, la volontà di crescere insieme su attività e quindi portare le nostre problematiche e vedere come svilupparle. È stata eh, di importanza fondamentale. Abbiamo trovato in Venice con un partner interessante in questa cosa, perché voi potete capire che eh, le mansioni, le attività, la gestione di DPI, come si parlava prima, e tutto quanto eh, serve, non, so, non solo la sicurezza sul lavoro, ma proprio la gestione generale, eh, diventa eh, complesso. Se io faccio un'attività eh, su una mansione e poi questa viene variata nel tempo, io devo sapere esattamente in quell'istante se quella persona ha fatto tutti i corsi formativi, se li ha sviluppati con, con correttezza, se è, ha preso tutti i DPI, se ha, è stata stampata la documentazione relativa ai diplomi, poi di aggiornamento, i corsi di aggiornamento. Veramente eh, in un'azienda che gestisce unica in Italia tram, acqua e gomma diventa veramente complicata la gestione e avere un qualcosa che ci dia una mano in tal senso è stata una scoperta eh, importante perché eh, una volta si facevano dei bei prospetti Excel e si portava avanti. Adesso eh, è tutto informatizzato e tutto gestito con un controllo eh, non indifferente. Basti pensare all'obbligo delle visite mediche, gli scadenziari, veramente ehm, un'attività molto utile per l'azienda che eh, va continuamente implementata perché le norme cambiano, la gestione cambia, l'attività cambia e avete visto per chi è nell'area veneziana anche tutte le problematiche con i nostri lavoratori in questa fase storica eh, dove addirittura. Alcune persone hanno avuto delle colluttazioni con eh, la clientela per vari motivi. La sicurezza in azienda diventa di natura fondamentale. L'analisi del rischio diventa fondamentale e quindi sapere esattamente che ogni nostro lavoratore è protetto e nella maniera corretta e ha adempiuto tutti gli adempimenti di legge, questo sicuramente ci favorisce e ci aiuta poi nella gestione dell'attività. Quindi prendo diciamo eh, alcuni degli aspetti che mi hanno colpito di più, un'attività molto diversificata e anche molto complessa da gestire perché come ha detto lei eh, sì, tram, gomma e acqua non è una società di trasporti tra virgolette qualunque, è una società che quindi si trova a gestire attività diverse, complessità quindi nella gestione dell'attività e anche nella gestione delle singole mansioni poi del dipendente che magari viene spostato e ha la necessità di mappare esattamente cosa ha fatto, cosa sa fare e cosa può fare da un punto di vista normativo. Eh, diceva però prima per Luigi che voi avete avuto questa esigenza di dare un po' di ordine, io direi così, eh, soprattutto quando c'è stato diciamo in corso di ricambio generazionale, perché immagino che storicamente ci fossero delle persone che erano dei database, mi passi il termine, umani e che quindi erano in grado immediatamente di eh, mappare quel dipendente, quella mansione. Poi, ovviamente, una volta che queste persone escono, si pone il problema di come gestire anche perché nel frattempo fortunatamente la tecnologia diciamo, è migliorata e quindi ci sono gli strumenti che consentono di, eh, di migliorare l'attività. Quindi la domanda è eh, quali erano le problematiche principali, un po' le, lei le ha dette in tema di sicurezza, quindi eh, le casistiche o comunque le questioni veramente più difficili per voi da affrontare che eh, appunto vi, vi mettono o vi mettevano, spero, più eh, in ansia e in difficoltà. Beh, eh, le cose sono molteplici e eh, come ha detto lei, eh, diciamo, la memoria delle volte, eh, specialmente con il passare degli anni, si perde e quindi non si può basare in un'azienda moderna un'attività eh, su una memoria. Pongo un esempio delle nostre difficoltà. Se io pongo un'analisi dei rischi, un'attività attraverso un semaforo e pongo delle eh, criticità nel semaforo rosso... Se poi succedono esattamente quelle criticità, io posso avere dei problemi perché qualcuno mi dice: Non hai tenuto conto perfettamente all'interno del semaforo rosso che quelle eh, attività devono essere monitorate maggiormente. Ma se io vado nel verde e mi succede magari un'attività negativa eh, nell'area nell verde, ugualmente qualche persona potrebbe dirmi: eh, No, avete monitorato male perché quel fatto era rosso e non era verde. Quindi da qualsiasi, da, dove, da qualsiasi posto che ci si muova, come quando una persona e gli imprenditori italiani lo sanno, è veramente difficile gestire la correttezza di tutte le operazioni in un'azienda perché qualsiasi cosa si fa, si rischia sempre da un lato o dall'altro di avere delle problematiche. Proprio per questo ci serviva assolutamente una piattaforma, tra l'altro... A moduli perché so che attualmente anche Veniscom sta lavorando su una piattaforma digitale anche per il monitoraggio della salute con il Covid, con tutto un sistema particolare che può essere molto interessante anche nelle aziende dove il lavoratore prima ancora di entrare in azienda ha tutta una serie di attività da poter svolgere che non è solo mero attività di misurazione. Della temperatura, ma addirittura può misurare l'ossigenazione del sangue, il battito cardiaco e tante attività, e fare poi delle analisi preventive. Quindi, un programma che è in un divenire è iniziato guardando principalmente alla sicurezza, e dopo si sta ehm, amplificando su ulteriori attività anche secondo il mercato. Prima il Covid non c'era, adesso c'è. Speriamo, visti un po' i dati che. Ogni giorno arrivano che sia in una fase calante e che quindi potremo anche eh, rallentare l'azione, la, la, ma rallentare non vuol dire fermarla, dobbiamo sempre poi prestare attenzione a tutto. E eh, pertanto eh, le problematiche che sorgevano lungo l'implementazione del programma sono state via via gestite e risolte assieme ai tecnici di Veniscom per far sì che il programma si adattasse alle esigenze aziendali, che diventa fondamentale perché ogni azienda, ogni impresa è un'entità a sé, non è che io posso eh, far sì che lo stesso tipo di piattaforma possa essere utilizzata in Kazakistan come parlava prima il presidente o a Venezia. Venezia ha un suo sistema di lavoro, una sua attività con un'azienda che è unica al mondo e pertanto bisogna implementare un programma non solo in base alla parte, diciamo, tecnologica, ma proprio calarla nella realtà, nei passaggi, nella facilità di utilizzo, perché poi l'attività non deve essere solo eh, gestita dalle ICAR o dal suo staff, ma può essere monitorata e gestita all'interno dell'azienda anche da altre persone con competenze specifiche in, in, in materia, dando un aiuto importante. Anche da mh, esagero da un magazziniere per far la verifica. Dei DPI se ci sono tutti, se c'è da fare un rinnovo, se è da fare un acquisto, se sono logori, se sono scaduti, se hanno da fare una serie di attività. Quindi un'attività incentrata su una movimentazione globale all'interno dell'azienda. Scusa perché prima mentre parlava, ma noi abbiamo il microfono spento, certo. tu stavi per dire allora, Volevo dire che, e l'avete capito, ACTV è una stella brillante, no? nel cielo delle utilities italiane per l'attenzione che ha il presidente Scalabrin e tutto il suo management alla sicurezza dei lavoratori, ma anche degli utenti trasportati. Però dobbiamo anche raccontare una chicca eh, Luca, che ovviamente non può raccontare Luca, ma la racconto io. Cioè il fatto che le informazioni sono potere in ogni organizzazione, in ogni azienda e quindi le difficoltà iniziali, che però non abbiamo paura di affrontare, cioè abbiamo affrontato uh, eh. africani, asiatici, eh, russi, arabi, no, kazaki e siamo riusciti a fargli tirare fuori le informazioni, ma soprattutto siamo riusciti in ACTV a tirare fuori dai veneziani il loro sapere perché sulla sicurezza nessuno è entusiasta di passare il proprio sapere, il proprio potere a un sistema, all'azienda e quindi a. a non rendersi più indispensabile. Però questo è lo scenario, è qui che devono andare le aziende se vogliono essere veramente tutelate. Quindi la fatica iniziale su cui abbiamo lavorato insieme e ci riconosciamo che ci viene bene, è quella di customizzare, personalizzare la soluzione sulla specificità, perché ogni cliente è diverso, okay? e di riuscire a lavorare con il personale del cliente con le buone, con le buone, con le buone, con le cattive, per far tirare fuori delle informazioni, perché la piattaforma va configurata, ovviamente ad hoc, sulle, ad hoc no? anche se nessuno è collaborativo, okay? cioè, nessuno ha voglia di cedere il proprio sapere eh, alla... alla sì, però credo che questo sia sempre più indispensabile, sia mh, perché poi noi prima abbiamo parlato di necessità di poter dimostrare quello che si fa di adeguamenti, eh certo. però è chiaro che uno eh, quando pensa alla sicurezza non deve o non dovrebbe solo pensare a, a, a farlo per evitare conseguenze negative del esatto. tipo eh, conseguenze sanzionatorie, pecuniarie, personali, dovrebbe farlo per evitare conseguenze negative per i lavoratori e quindi il sistema di diciamo, ehm, certificazione di quello che si fa è sicuramente utile per il posto, ma mi pare di capire che comunque è un sistema di fatto di monitoraggio che consente veramente di intervenire e eventualmente anche eh, diciamo, trovare le falle e eh, interagire. Sì, è dotato reale. anche di un sistema di intelligenza artificiale che autoapprende, perché ovviamente le organizzazioni sono dinamiche e in questo momento anche permeabili, ci sono tanti consulenti esterni che collaborano sulla piattaforma e i consulenti rimangono, noi non andiamo a sostituire i consulenti. Andiamo però a creare una mente pensante che si autoaggiorna. All'interno dell'azienda. Questo calmo deve far dormire sonni tranquilli a tutti, calmi, come dicono i kazaki, ok? Calmi tutti, i lavoratori, l'azienda, i manager, eh, i medici competenti, i formatori, i certificatori. È un sistema di gestione delle informazioni con degli scadenziari dinamici, dei sistemi di autoapprendimento anche dagli errori con sistemi previsionali dell'incidentalità. Comunque sul tema della non indispensabilità e quindi della difficoltà <ride> di condividere le informazioni, ti vago un secondo perché... È notorio che si stanno studiando sistemi per sostituire gli avvocati. <ride> quindi questo tema della tecnologia che spesso viene avversato, in verità dobbiamo ah, capire. Sono gli ultimi gli avvocati, mh, eh. Dobbiamo capire che è un sistema in verità che deve andare al passo con le persone, perché le persone ovviamente certo. poi ci devono essere. Perché poi se non, sì, il sistema mi dice che devo cambiare eh, i guanti, ma se poi l'azienda non li acquista i guanti o non li fornisce o le persone non li mettono, quello è un problema di eh, persona e comunque quindi l'elemento umano resta fondamentale però sicuramente la tecnologia oggi ci dà un vantaggio che anche solo dico io 15-20 anni fa non c'era Ecco su questo ecco, sono Adesso lascio la parola a Si può ripetere un secondo? Prego. Sì sì io sto dicendo che sono completamente d'accordo con lei su questo punto nel senso che è importante la tracciabilità ma noi dobbiamo lavorare sul cambiamento delle abitudini delle persone sull'usi, costume, consuetudini dobbiamo farsi di in mettere all'interno delle persone un modo diverso di lavorare, perché è vero che è importante gestire le difficoltà poi del manager per quanto riguarda la possibilità in caso di problemi, ma è ancora più importante far sì che alla base non sorgano i problemi, che vengano fatte delle attività a favore dei lavoratori, dove i lavoratori si sentono parte di un sistema, di un programma che non viene calato dall'alto, ma che viene gestito insieme nei passaggi di consegne. È fondamentale che ogni persona possa capire il ruolo che ha nell'azienda e capire che cosa può fare in più per l'azienda e cosa fare in più per i suoi colleghi per migliorare e sistemare il sistema di sicurezza. È chiaro che poi noi non possiamo fare tutto per la sicurezza perché qualche elemento aleatorio può sempre succedere e facciamo fatica a gestire tutto ma se lavoriamo in sintonia con i lavoratori quindi un processo che parte dalla base e sale e non invece all'incontrario dal vertice scende riusciamo veramente a fare un'opera importante questa piattaforma può aiutare anche in questo perché è fruibile non solo diciamo da persone particolari, ma gestendole in una certa maniera può essere usufruita anche da eh, personale che può utilizzarla per migliorare sia la sua mansione, la sua qualità, la sua struttura, ma migliorare proprio il rapporto con i colleghi per impostare un percorso virtuoso in tal senso. E spero che eh, possa essere estrapolata questa attività anche alle piccole e medie aziende, molto più piccole di noi, nel senso che in Veneto siamo, lavoriamo con micro. E piccolissime aziende che però su questa attività hanno dei grossi buchi quindi potrei così dare eh, un'opinione di eh, poter riuscire a eh, andare anche a dialogare con queste aziende che hanno problematiche sicuramente diverse ma che esistono e che forse vanno aiutate anche queste a trasformarsi a evolversi e a diventare più tecnologiche ho un'ultima domanda per il presidente Scalabrin, che è questa. Lei ne ha accennato l'importanza del coinvolgimento dei dipendenti. Quindi, la mia eh, curiosità è questa. Eh, che consapevolezza c'è, non nei vertici di ACTV, ma nei dipendenti di ACTV eh, dell'attenzione che la società dedica alla sicurezza, cioè avete anche fatto una campagna di sensibilizzazione su questo di informazione per capire anche l'investimento, insomma, l'attenzione che c'è su questo e questo vi dà un ritorno anche a livello, diciamo, eh, di eh, percezione da parte dei lavoratori. Ecco, noi lavoriamo sia con i lavoratori che con l'utenza, quindi dobbiamo mettere insieme le due caratteristiche e le due realtà. E più che campagne di sensibilizzazione tipo spot pubblicitari, la formazione è il fatto e la gestione fondamentale. Noi dobbiamo assolutamente, eh, qualcuno dice sprecare, invece io dico proprio gestire al meglio e utilizzare la formazione per dare, far sì che i lavoratori... Comprendano dei meccanismi perché è inutile. Io posso fare tutto quello che voglio, ma se il lavoratore non entra e non comprende il messaggio, l'attività da poter svolgere, io lancio solamente un sasso nell'acqua, fa dei cerchi, ma poi i cerchi si chiudono, e, e seppur larghi, poi si perdono. Noi dobbiamo formare i lavoratori perché abbiano la consapevolezza. Di impostare insieme all'azienda un percorso. Non è facile eh, perché, ripeto, specialmente per le persone più anziane o abituate in una certa maniera, cambiare la metodologia di lavoro è complesso e non sempre semplice. Però, se viene spiegato eh, lentamente, con tranquillità, con serenità, dimostrando che si può migliorare e questo serve a loro anche per guadagnare del tempo e per qualificarsi in maniera. Più attiva anche a livello di mansioni, quindi poter crescere, penso che sia un progetto e un processo a poter attuare insieme. Va bene, io la ringrazio per il suo contributo. Adesso un'ultima battuta per Luigi, qual è l'ultima cosa che ci vuoi, diciamo, regalare come tua esperienza o come messaggio che vuoi lasciare? La chicca finale. Come vuoi, ti lascio libertà. I russi di Lukoil ci stanno chiedendo di lavorare con loro, non lavorare più con Eni, cioè che questo, sistema, questo calmo diventi il loro sistema. Perché? Perché tra compagnie petrolifere, non succederà tra aziende di trasporto, anzi stiamo facendo una convenzione con tutte le aziende di trasporto, con Astra, per calmo, no? soprattutto sulla sicurezza dei lavoratori per il Covid, ma per compagnie petrolifere il software di gestione della sicurezza crea vantaggio competitivo perché riduce i costi di lavoro, l'incidentalità e quindi Lucoil in una sorta di competizione no? tra aziende dice prendi calmo e portalo via. No? Sono stati la settimana scorsa qui da noi, i russi hanno notato che il colore è giallo e nero, <ride> calmo e la, la, la corolla della camomilla hanno chiesto di farlo bianco e rosso, che sono i colori di Lucoil, per dire che la sicurezza nel settore petrolifero, no? ma potrebbe essere ma anche solo. altri, non solo... Crea vantaggio competitivo e come fanno le compagnie petrolifere, se tu lavori per me con questo sistema, questo software per darmi vantaggio competitivo, non puoi più lavorare per la concorrenza. Per noi è una scelta difficile, okay, nel senso che siamo cresciuti con, uh, con Eni e dovremmo cambiare i colori del logo, soprattutto. Sì, è questo soprattutto è quello che questa. ci dà più fastidio. Okay, eh, però è una grande soddisfazione, è il riconoscimento che la, che la sicurezza. Fa la differenza anche nella competizione economica. E questo è il messaggio che io voglio mandare sia alle aziende molto sensibili no, come a CTV, guidata da Luca Scalabri, ma anche a quelle che lo diventeranno. Va bene. Ecco, Presidente, io mi raccomando, oltre il bianco e il rosso, anche il verde che rimanga, perché altrimenti andiamo CTV, fuori altrimenti... italiane, siamo orgogliosi di essere portiamo avanti la nostra bandiera, lascia stare la bandiera russa, lavoraci, ma voglio la bandiera bianca, rossa e verde, ti prego. Eh, e poi tu sei una persona brava e quindi sono convinto che riesci a portare no, eh, la maestria, la, la, la voglia, la volontà di essere italiani nel mondo che ci ha contraddistinto nel tempo e che stiamo purtroppo perdendo, invece sarebbe importante continuare, no? a essere veramente eh, le persone che fanno eccellenza nel mondo, diventa fondamentale. Va bene, io ringrazio entrambi i miei ospiti, direi che mi porta a casa tre cose fondamentali, spero che per voi sia stato interessante, uno che è l'ultima cosa che ha detto il Presidente Scalabrincia, che l'eccellenza italiana comunque ha un senso, qui il sistema, l'esempio è quello di Calmo, ma ce ne sono tantissimi che parte dall'estero e poi trova diciamo, terreno fertile in Italia ma sviluppato di fatto da una società italiana. Due, l'importanza della formazione e del coinvolgimento delle persone, su questo sono pienamente d'accordo, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se le persone non capiscono l'importanza di quello che stai facendo, anche in termini economici di investimento, non ne comprenderanno il senso e quindi non lo faranno o non lo faranno volentieri, lo faranno 5 volte su 10 e nelle 5 volte in cui non lo faranno magari si verifica l'incidente. E eh, tre, eh, quello che un po' diceva Perluigi, cioè quello che apparentemente può essere un costo, che sia calmo, che sia un altro sistema, che sia comunque l'investimento anche di tempo che ci, che ci vuole per avere un corretto sistema di sicurezza, alla fine si traduce in maggiore competitività, perché davvero purtroppo come legali ci capita di seguire anche questioni relative agli infortuni sul lavoro, al di là dei costi economici c'è poi anche uno strascico diciamo personale eh, che non è indifferente perché chiaramente un infortunio sul lavoro ha degli impatti notevolissimi. Va bene, io eh, come sapete noi comunque non ci fermiamo mai, quindi abbiamo già in programma il prossimo round table e quindi volevo ricordarvelo e invitarvi ed è giovedì 17 giugno dalle 15 alle 16.30. Qui in qualche modo si parla di eh, patto generazionale, quindi un patto generazionale per rilanciare l'impresa, tutto il tema un po' delle persone che vanno in pensione, come poi traghettare diciamo, eh, l'azienda per un futuro anche senza la memoria storica di chi ha lavorato per anni in quell'azienda. Saranno con noi Giuseppe Veniera, amministratore delegato di Umana, Giovanna Bellezza, responsabile relazioni industriali di TIM, che è già stata nostra ospite all'evento di Roma e che sicuramente ci darà una visione molto interessante, Sofia Lupi, HR manager di Veronese Holding e Massimo Bottacin, HR in Organizational Development di Stiga, che è un'azienda qui del territorio veneto. Io vi ringrazio, spero sia stato interessante, buon pomeriggio. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie e complimenti per l'iniziativa.